Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 142. Ciao. Oggi parleremo di rigenerazione Soros. Parte 1. Link per espandere questo complesso tema sulla strategia rigenerazione di Soros lo trovate linkato in descrizione. L'argomento è a mio avviso molto lungo e complesso, per questa ragione l'ho dovuto dividere in varie bloggate. Che cosa vi posso dire in questa breve introduzione audio? Dunque, il processo sul Covid per quanto riguarda la magistratura di Bergamo indubbiamente nel 2023 vedrà praticamente la luce e vedremo cosa ne uscirà fuori dal, diciamo, punto di vista sia giudiziario che quali impatti, se ci saranno impatti, nel mercato monopolistico a linea editoriale coeva dentro i mass media. Dunque, quello che vi voglio dire è che è palese, a mio avviso, come il sole. Ci sono molte altre fattispecie concrete che però non ricadono all'interno del processo penale inerente alla prima ondata Covid per i primi mesi del 2020. Perché dalla gestione Covid in Italia sorgono così tante domande che è palese come il sole che ci sia, a mio avviso, un complotto. E qui vi invito, se non l'avete fatto, ad andare a espandere il tema sulla bloggata che trovate linkata in descrizione a questo file, quanto nella playlist del il mio podcasting The Arbeit der Covid macht dich frei, il lavoro del Covid rende liberi, una montagna infinita di domande senza risposta che vi invito ad andare a leggere per svegliare e destare i vostri neuroni dalla sindrome di Stoccolma che i mass media italiani a linea editoriale coeva vi hanno cagionato. Poi c'è da dire che risulta palese come il sole che i risultati del governo Conte 2 a 31/12/2020, ecco, furono risultati veramente osceni. Una catasta di morti, 74.159 decessi Covid in Italia nel 2020, con 2.107.166 infetti. Per chi non lo ricordasse, molto probabilmente, io vi rinfresco un po' la memoria. L'Italia nel 2020 fu il primo peggior paese europeo per totale decessi di Covid in senso assoluto, cioè noi avemmo nel 2020 in Italia più morti di tutta Europa, di ogni paese europeo, diciamo di tutta Europa, ogni paese europeo preso singolarmente, ecco, noi abbiamo fatto più morti di tutti i paesi dell'Europa presi singolarmente. L'Italia nel 2020 fu il peggior quinto paese al mondo per totale morti di Covid in senso assoluto, cioè facendo la classifica mondiale nel 2020 di chi aveva avuto più morti in tutto il mondo, ecco, noi nel 2020 fummo il quinto peggior paese, quindi voglio dire, pessimi risultati. L'Italia nel 2020 fu il peggior quinto paese al mondo per morti per milioni di abitanti. L'Italia nel 2020 fu il quarto peggior paese al mondo con più casi attivi di Covid. L'Italia nel 2020 fu l'ottavo peggior paese al mondo con più ricoverati Covid. L'Italia nel 2020 ebbe un PIL di -0,8%, il peggiore di tutta Europa. Mentre in Giappone,
in Australia, a Singapore, ebbero obiettivamente risultati splendidi di lotta al Covid nel 2020. Ecco, queste differenze con i paesi del Giappone, Australia e Singapore, tutte democrazie occidentali, vorranno dire qualcosa oppure no? Pessimi risultati ottenuti dall'Italia nel 2020, in termini di morti, in termini di incidenza per milioni di abitanti, in termini di casi attivi, quarto paese, peggior paese al mondo, e ottavo paese, peggior paese al mondo per più ricoverati Covid, con un PIL di meno 8,8%. Vorrà dire qualche cosa oppure no? Ecco, poi se non lo sapete, vi invito a dare un'occhiata alla bloggata che trovate sempre linkata in descrizione, ma la ritrovate anche in mio podcasting. La terza dose di vaccino del governo Draghi fu ritardata. Raccomando, praticamente in agosto e tra agosto e settembre 2021 si andava raccontando che l'Italia era fuori dalla pandemia. Ecco, è a mio avviso una fattispecie concreta di procurata epidemia, strage, omicidio premeditato plurimo. Il perché lo potete andare a approfondire in dettaglio nella bloggata e la terza dose di vaccino del governo Draghi fu ritardata. Dopo 388 giorni di governo Draghi, lo stesso arco di tempo che il governo Conte 2 ebbe avere a che fare con il Covid, perché il governo Draghi è durato obiettivamente di più del governo Conte 2, quindi per fare dei confronti omogenei bisogna prendere lo stesso arco di tempo dei due governi, in modo che, diciamo, entrambi i governi hanno avuto lo stesso arco di tempo a che fare con il Covid. Ecco, dopo 388 giorni di governo Draghi, il governo Draghi ha catastato 10.3 milioni di infetti con 62.855 decessi Covid, con appena meno 15% di decessi. Però i risultati, diciamo, in lotta al Covid veramente miserabili, perché se poi si va a vedere appunto rispetto agli obiettivi garantiti dalla copertura vaccinale con un meno 90% di morti, i troppi contagi stellari non bloccati dal Green Pass, che anzi ha fatto esplodere gli infetti, che sono passati da 2 milioni e 107 mila, sono passati a, in 388 giorni, a 10 milioni e 3, quindi evidentemente il Green Pass non è servito a una cippa di cazzo. Inoltre sono state fatte entrare in Italia numerose varianti Covid per mancato presidio delle frontiere, con relative quarantene e relative tamponature per, diciamo, bloccare la gente che entrava e che poteva portare nuove varianti Covid, impedendo agli italiani di andare all'estero, salvo per ragioni militari o per ragioni sanitarie. In questo modo, se si fosse presidiato le frontiere, quindi impedendo che gli stranieri entrassero in Italia senza prima aver fatto una quarantena e senza prima aver fatto un tampone, fatto in Italia, non fatto all'estero, con dei fogli e certificati falsi, come avvenne nel 2021. Ecco, che fecero entrare la variante Omicron dall'India. Ecco, automaticamente i guariti e i vaccinati avrebbero spinto e soppresso praticamente l'epidemia Covid, perché l'altro anno, nel 2021, con il processo di vaccinazione in corso, con i nuovi vaccinati e con, diciamo, i guariti, si sarebbe potuto andare a soffocare il motore epidemico della variante inglese, così come è accaduto nel 2021 in Giappone, che in settembre, ottobre, novembre, dicembre i contagi andarono a finire a zero, perché i giapponesi ebbero a soffocare l'epidemia Covid. In Italia, agosto, si chiudevano praticamente
centri vaccinali, si sapeva che ci doveva essere la terza dose, ma si chiudeva i centri vaccinali. Ecco, trovate tutto nelle mie linkate dentro. È evidente che c'è qualcosa di marcio di dentro proprio nella gestione Covid, perché obiettivamente lo dicono anche i risultati sul governo Draghi, perché obiettivamente i risultati di lotta al Covid del governo Draghi sono proprio miserabili, perché conteggiando poi tutto l'intero arco di tempo del governo Draghi, il numero dei morti è sostanzialmente allineato con i morti del governo Conte 2. Però il governo Draghi aveva vaccini, però il governo Draghi aveva mascherine, però il governo Draghi aveva gel alcolico, però il governo Draghi aveva vaccini e una popolazione gradualmente vaccinata quasi al 90%, se non di più, se non mi ricordo male. Però il governo Draghi aveva anche una popolazione che da un anno era ormai abituata e conosceva ed era ben addestrata alla gestione del distanziamento. Quindi le responsabilità del governo Draghi nell'aver ottenuto gli stessi pessimi risultati del governo Conte 2, ecco, obiettivamente a mio avviso sono gravi, perché appunto il governo Draghi aveva tutta una serie di strumenti che il governo Conte 2 non aveva e che poi non ha portato, perché poi praticamente nel 2021 non ebbe a portare nemmeno una licenza di vaccino il governo Conte 2 in Italia, nemmeno una licenza di vaccino da adenovirus. Tuttavia obiettivamente c'è da dire che nel primo impatto, diciamo nei primi mesi, ecco, indubbiamente tanti strumenti che il governo Draghi aveva a disposizione il governo Conte 2 non li aveva. Però oltre 388 giorni all'interno di un totale della durata dei governi, indubbiamente non ci si poteva attendere. Non sono accettabili i risultati del governo Draghi, che ha avuto un numero di morti approssimativamente simile a quelli ottenuti dal governo Conte 2, perché appunto il governo Draghi aveva tutta una serie di strumenti che il governo Conte 2 non aveva. Se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra. Ecco, si potrà intravedere a mio avviso l'esistenza del contratto segreto, strategia di rigenerazione di Soros, se e solo se, diciamo, i mass media, prevalentemente cattocomunisti, con linea editoriale coeva, inizieranno a tirare gli stracci tra di loro in una lite furiosa, perché il corpo elettorale italiano, qualora decidesse di non andare a votare, ecco, ottenendo un'affluenza inferiore al 50%, si caricherebbe politicamente una molla elettorale incazzosa, capace di spazzare via destra e sinistra in modo, diciamo, democratico. Quindi, per recuperare il consenso perso con un corpo elettorale andato a votare meno del 50%, i partiti politici sfrutterebbero il processo, quello, diciamo, per quanto riguarda su quello che indubbiamente si avrà a fare e si farà la gestione della prima ondata Covid, per tirare fuori tutta una serie di cose che altrimenti gli italiani dubito molto che vedranno o intuiranno all'interno della magistratura, se non in un futuro lontano in cui appunto la tematica della strategia della rigenerazione di Soros sarà sicuramente un argomento di cui ci sarà ampia traccia e documentazione, però nei testi di storia futura, cioè fra 50 anni o 60 o anche più. Però ecco, prima di vedere la verità storica emergere, a mio avviso indubbiamente sarà possibile, o sarebbe possibile, per il corpo elettorale italiano intravedere l'esistenza del contratto segreto, proprio ottenendo una pressione sui partiti politici di destra e di sinistra, con linea politica e linea editoriale coeva all'interno del mondo dei mass media, con un'affluenza del corpo elettorale inferiore al 50%.
Se volete approfondire queste mie riflessioni, il link lo trovate in descrizione. C'è molto di più di quello che potete immaginare nella epidemia Covid e nella guerra in Ucraina. E in questa serie di post che poi verranno, il contratto segreto Solving the Equation, Suppression of Enemy Bacteriological Defense nel 2008, la Pearl Harbor italiana, Pearl Harbor batteriologica italiana, infine il contratto segreto storia ed applicazione, se vorrete li potrete trovare sia in versione bloggata sia in versione podcast prossimamente. Per questa triste puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.